Buonasera, sono Stefano Tamburrini, il curatore della sezione artistica del Frulemone Film Festival 2021. Una sezione molto ricca che prevede tante opere di artisti diversi. Questa sera andiamo ad analizzare l'opera dedicata a Marta Iannetti, realizzata dalle artiste Francesca Casolani e Silvia Luciani. Marta Iannetti è stata una nostra grande amica, una donna che è appunto scomparsa l'anno scorso e a cui abbiamo voluto dedicare la nostra opera, la nostra seconda collaborazione, perché diciamo nell'edizione precedente del Frulemone Film Festival abbiamo realizzato un'installazione ad Agelli, nel borgo di Agelli. Quest'anno invece abbiamo scelto, visto che appunto come è stato già detto è stato istituito il premio Marta Iannetti, abbiamo voluto dedicare a lei la nostra opera, che parla di femminile, che parla di natura, che parla di canto, che parla di essere donna e quindi di tutti quegli aspetti che lei ricercava e quindi che le interessavano. E in quest'opera abbiamo voluto, diciamo, cimentarci nell'ambito scultoreo e abbiamo realizzato un'opera in cartapesta dedicata appunto a questa al femminile, ecco, al femminile e alla natura. La natura di questo viaggio, perché un'opera è sempre un viaggio, prima di tutto di incontro anche tra di noi, che continuiamo ad esplorarci, a conoscerci, a raccontarci e a mettere in comunione i nostri mondi che si assomigliano, che hanno in comune l'amicizia con Marta, arrivata in momenti diversi ma molto speciale. A cui è legata per me molto la raccolta delle erbe, la conoscenza della natura. Che compongono questa scultura, partendo dalla radice, sono ferro, gomma piuma, lino, tele di cotone, rete metallica, cartapesta e elementi che vengono direttamente dal bosco, quindi muschi, fiori, abbiamo anche delle orchidee da anni messe da parte. E varie erbe medicinali raccolte nel tempo e condivise in questa esperienza di costruzione ispirata dal poema che Pietro Albi ha dedicato a Marta, che è Marta Canta. E Marta è come si è messo, cioè è stata, no, un'occasione per noi di tirare fuori, che aveva un grande coraggio Marta, aveva un grande coraggio, una grande voce, una grande forza che ci ha ispirato in questo modo, in questa direzione. Allora, sulla nostra collaborazione, appunto, non è la prima volta. Innanzitutto si deve dire che non è la prima volta perché l'anno scorso, per l'edizione del Festival 2020, abbiamo già sperimentato questa collaborazione con un'installazione
di quasi teatro d'ombra nel Borgo di Agelli. In realtà lì ci si conosceva da appena un mese, però all'avventura abbiamo deciso facciamo questa cosa insieme. Quindi è nato un po' come un gioco, come un una voglia di conoscersi anche da quel punto di vista del lavoro artistico, comunque di sporcarsi le mani. E una cosa adesso, perché io molti anni fa vidi delle opere di Francesca Casolani, vidi queste opere e pensai: questa persona deve essere meravigliosa, sarebbe bellissimo lavorare con questa donna. E sono passati più di 10 anni, ci siamo incontrate, abita vicino casa, è venuta ad abitare vicino casa. E quindi le cose sono andate molto fluidamente. Scusami, la dovevo dire. No, infatti, perché in realtà, esatto, non ci conosciamo da moltissimo tempo, però in realtà le nostre opere in qualche modo si sono già incontrate in altre situazioni e comunque hanno dei legami sia dal punto di vista della materia che utilizziamo, perché ci sono anche delle analogie su questo punto di vista. Entrambe comunque abbiamo lavorato per tanto tempo sulla carta e ovviamente da lei ho imparato delle cose in questo percorso e lei ha impreso delle cose da me. Esatto, quindi è stata una miscela così che pare abbia funzionato.